Buongiorno a tutti, ben ritrovati. 12:33 minuti in questo istante, una nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi è venerdì 19 marzo, chiudiamo un'altra settimana in nostra e vostra compagnia. Apriamo subito però la puntata vedendo il livello di inquinamento atmosferico in questo momento sulla nostra città. La nostra Arianna, il vaso di Wise Air, collegata con le altre 100 Arianne sui balconi e i terrazzi della nostra città, ci danno un livello di PM 2,5 che è di 8 microgrammi per metro cubo, aria super respirabile, quindi vedete il colore azzurro, finalmente l'aria torna respirabile sulla nostra città, grazie proprio a questo monitoraggio fatto da Wise Air insieme alle Arianne che vengono appunto installate sui balconi e sui terrazzi delle nostre case, che ci dicono anche poi localmente il tipo di inquinamento che abbiamo, l'esposizione all'inquinamento che abbiamo nella nostra abitazione, ma che poi fanno anche da rete e ci possono dare questo, ad esempio, importante e sereno dato di 8 microgrammi per metro cubo, che è il livello medio di questa mattina su Milano. Oggi è venerdì, il venerdì è il giorno di Andrea Romoli, è il giorno del digitale, del webinar e di tutto quello che non ci dobbiamo perdere nella settimana a venire. Buongiorno Andrea. Ciao Fabio, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Milano News. Allora, grazie mille Andrea per esserti collegato con noi, perché anche quest'oggi ci darai delle importanti indicazioni su cosa non dobbiamo perderci nel mondo del digital, i webinar da non perdere nella Esatto. prossima settimana, giusto? Sì, ma io inizierei ricordando a tutti che la settimana della Milano Digital Week. Continua, giusto? Sono oltre 600 gli eventi digitali, poi soprattutto adesso in questo periodo siamo bloccati in zona rossa, per cui abbiamo l'opportunità di acquisire nuove competenze e di seguire nuovi argomenti. Andiamo dall'intelligenza artificiale all'arte, ai bitcoin, alla blockchain, ma soprattutto io ne segnalo uno che mi vede direttamente coinvolto, che è un urban game, che si chiama Mappami. Ed è una caccia al tesoro per scoprire la città a 15 minuti, quindi utilizza molto il concetto del near working che ha introdotto anche l'assessore Cristina Tajani durante la presentazione Eh della sì, Milano Digital Week. ormai la famosa Milano a 15 minuti, è questo l'obiettivo. Esatto, mappare la città di Milano in 15 minuti. Ci sono ovviamente una serie di prove da fare. Non ci sono premi perché è una cosa gratuita, per cui, però vogliamo appunto coinvolgere la cittadinanza nell'utilizzare, nel girare per Milano sempre dove possibile con la mascherina o farlo online e pubblicare appunto le foto a seguito delle differenti Molto prove che interessante. Quindi, abbiamo insomma, deciso di. sta andando bene la tua settimana, la tua Digital Week sta andando bene, ne uscirai vivo anche quest'anno, quindi siamo contenti, insomma. Sì, no, sta andando bene, direi senz'altro un successo, anche se purtroppo fatta online è diversa da come fatta offline, con tutte le possibilità di networking e di connessioni che si generano dal vivo. Ma visto che insomma di eventi online ormai non ne fate, cioè, ne volete sempre di più, anche se è passata la settimana Digital Week, settimana prossima ce ne saranno comunque tantissimi, Sì, vero? ce ne sono parecchi. Direi che il primo da segnalare è la Startup Geeks. Startup Geeks, la società organizza uno Spring Festival ed sono 6 giorni di formazione online gratuita su imprenditorialità e startup. Quindi è dedicato appunto a imprenditori, startupper e startup da lunedì fino a sabato 27 marzo. Per cui senza tutti i giorni c'è qualcosa da nuove competenze da acquisire. Ok. Sempre lunedì alle 17 vi segnalo un altro evento che è organizzato da InnovUp, Italian Innovation and Startup Ecosystem, ed è l'Open Innovation Academy. Anche in questo caso sono un programma di workshop che ha l'obiettivo di diffondere la cultura dell'open innovation in Italia. L'argomento di questo incontro è facilitare la collaborazione tra corporate e startup, quindi molto interessante senza ombra di dubbio come argomento. Martedì vi segnalo un appuntamento online dedicato agli sviluppatori ed è appunto l'appuntamento col CodeMotion Online Tech Conference Italian Edition e quindi una conferenza online che vedrà coinvolti sviluppatori su tematiche più disparate, back-end, artificial intelligence, machine learning, emerging technologies, front-end e via dicendo.
Mercoledì vi segnalo la quarta edizione dell'Innovation Talk dell'Università LUMSA di Roma. Sono una serie di eventi settimanali in lingua inglese che vengono trasmessi sì, sul loro canale YouTube. E lo speaker sarà Mino De Angelis, che è un senior technologist, e parlerà di Artificial Intelligence e Machine Learning Algorithms. Quindi la connessione tra l'intelligenza artificiale e gli algoritmi di machine learning. Sempre mercoledì la sera, Studio Hub organizza, secondo me, un webinar molto interessante con Riccardo Zacconi, che è il creatore del famosissimo gioco Candy Crush, che terrà appunto un talk dedicato alle opportunità che offre il nuovo mercato imprenditoriale. Secondo me è senz'altro uno di quegli eventi da non perdere se siete interessati appunto anche al campo dei gamers, del gaming, tanto per intenderci. Giovedì è un evento Advanced SEO Tool, ed è un evento avanzato per i professionisti della SEO, che con l'obiettivo di permettere di migliorare il proprio lavoro e ottenere risultati più concreti. Quindi se vi occupate di SEO, senz'altro è un evento di quelli da non perdere. Vi segnalo ancora per giovedì un altro evento che è organizzato da Automatic King, ed è un appuntamento che riguarda i professionisti italiani che vogliono scoprire l'auto automatico del business. In questo caso si parlerà di come un imprenditore digitale, come diventare un imprenditore digitale oggi da zero, e ne parleranno Sara Iannone, che è una marketer e imprenditrice digitale, Andrea Solimene, che è il CEO di Seedball, e Stefano De Carlo, che è appunto un esperto di automazione di business di Automatic King, che è, appunto, sono gli organizzatori di questo evento. Venerdì vi segnalo un evento alle 11 del mattino, un appuntamento che fa parte dei Winter Digital Fridays, e secondo me è molto interessante. L'argomento della conversazione sarà il Digital Business Design. Ne parleranno Michela Marzoli, che è una SEO SEM specialist, e Sara Malaguti, che è un'esperta di business design. Per cui anche questo senz'altro un evento di quelli che rientrano tra quelli da non perdere. Arriviamo a sabato. Sabato vi segnalo un evento molto interessante che riguarda sempre start-upper e innovators, e si chiama Mix It Up. Nasce da un'idea di Daniele Mogavero, che è la founder di CorpTape, che è una startup, ed è un evento gratuito dedicato al networking, aperto a chiunque nel mondo. Tra l'altro sono stati segnalati anche su Product Hunt, per chi non lo sapesse, Product Hunt è il sito che vengono segnalate le più promettenti startup a livello mondiale, e loro sono stati segnalati, per cui sono all'interno di tutte le startup segnalate da Product Hunt, per cui sono in rampa di lancio, come si suol dire. Per cui niente, sarà un evento. Nonostante la Digital Week, appunto, una settimana comunque, la prossima sarà piena di appuntamenti nel mondo digitale. Insomma, vuol dire che c'è ancora tanto da fare, da raccontare, quindi siamo contenti di raccontare, di dare questo spazio. Ricordiamo che si trova poi tutto, anche quello che avviene fuori, diciamo, dalla nostra città, che ormai appunto non è più poi così fisica la connessione, quindi ormai da chiunque può collegarsi, su Startup Italia, il tuo articolo dove ci sono tutti gli appuntamenti a settimana. Esattamente, esatto. Andrea, io ti ringrazio come sempre tantissimo, goditi ancora questi ultimi giorni di Digital Week, insomma per te è un po' come la settimana di Natale, cioè una cosa che non ci puoi credere, immagino, quindi insomma certo, sono ben contento di vederti felice, e ci vediamo appunto settimana prossima, così ci racconterai anche tutto quello che è successo nella prossima settimana, va bene? Senz'altro, grazie Fabio, a presto, ciao a tutti. Grazie mille ad Andrea Romoli, grazie mille davvero, seguitelo su Startup Italia, l'articolo degli appuntamenti del digitale della settimana e soprattutto il webinar da non perdere. Ci fermiamo un attimino, solo una piccola pausa, perché è arrivata la solita e ben voluta incursione poetica delle foche parlanti. Quest'oggi è il momento di Francesca. Piangere non è un sussulto di scapole, e adesso che ho pianto non ho parole migliori di queste per dire che ho pianto. Le parole più belle, le parole più pure, non sono lo zampettio delle sillabe
sull'inverno frusciante dei fogli. Stanno così come stanno, né fuoco né cenere, fra l'ultima parola detta e la prima nuova da dire. È lì che abitiamo. Una poesia di Pierluigi Cappello. E grazie mille a Francesca, grazie mille alle foche parlanti, come sempre le potete trovare tutti i giorni che siamo in diretta, in mezzo alla nostra trasmissione con queste bellissime incursioni poetiche. Entra, come sapete, però anche l'attualità all'interno di Good Morning Milano perché, sapete, siamo in zona rossa, si è ricominciato a fare la DAD a tutti gli ordini e livelli di scuola e quindi non possiamo che non chiamare, come al solito, priorità alla scuola e sapere come sta andando. Buongiorno a Chiara Ponzini. Prossimo tema, che è l'ospite di giornata di oggi, parleremo di Open Innovation, parleremo di come far rendere anche più vicino il mondo del lavoro, il mondo della scuola, il mondo dell'università, come si può anche trovare delle risorse interessanti appunto nel mondo dell'università, ma lascio la parola, e lo vedo già collegato con noi, a Mohamed Deramshi. Buongiorno Mohamed, owner e CEO di WWG, che appunto ci racconterà un bellissimo progetto che nasce all'interno della vostra struttura con un vostro cliente, ma che poi va a prendere tutto il mondo accademico. Buongiorno Mohamed, benvenuto. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie Fabio. Però prima di partire volevo molto velocemente spiegare un po' che cos'è l'Open Infatti, Innovation. perché noi abbiamo intitolato il tuo intervento Open Innovation, ma che cos'è l'Open Innovation, appunto? Allora, l'Open Innovation è un approccio all'innovazione in base al quale le imprese fanno affidamento su idee, risorse e competenze tecnologiche che arrivano dall'esterno. In particolare, ad esempio, da start-up, università, enti di ricerca, fornitori e consulenti. Ovviamente i vantaggi sono tanti, alcuni appunto quelli di trovare nuove idee, eliminare i punti cieche o i bias che di solito si trovano all'interno della nostra azienda, migliorare il ritorno dell'investimento e abbattere i costi anche di ricerca e sviluppo. Insomma, portare anche, secondo me, questo è un vantaggio importante, quello di portare un po' una bella ventata di novità nelle proprie aziende. Esempio, Pfizer è uno degli esempi più recenti che hanno avuto circa tre progetti di Open Innovation appunto per far fronte all'emergenza Covid e Ok, trovare in tempi quindi parliamo strettissimi. di una metodo, parliamo proprio di qualcosa di concreto, cioè un modo concreto per riuscire ad arrivare poi a dei risultati anche in tempi brevi, a Esattamente. volte anche, quindi può aiutare. Esattamente. Esattamente, quindi è proprio cercare, quello di cercare di coinvolgere persone diverse Ok. in parallelo, esternamente, per portare idee diverse, quindi questo è un vantaggio, Una volta quello c'era, molto. una volta ci si limitava alla tempesta di cervelli, e la tempesta di cervelli all'ennesima potenza, diciamo, super dopato, diciamo, una cosa da grande. Ma è molto interessante perché però c'è questa parola open davanti, cioè appunto aprire a un mondo che è esterno alla nostra struttura. Perfetto. Esatto, è un po' il concetto dell'inclusività, il concetto della diversità, cioè accogliere diversità come un qualcosa di positivo, perché ecco che a un certo punto mettendo da parte un po' le nostre idee, il nostro ego, iniziamo ad ascoltare gli altri e spesso e volentieri nasce un'idea, una piccola idea, magari può anche essere banale, poi passando da un cervello all'altro questa idea muta e prende una forma e viene aggiunta. Ciascuno aggiunge un suo pezzettino, quindi è molto molto interessante e diciamo è mo molto eco-friendly, ecco.
Ok. Voi siete Open Innovation in tutto, perché lo fate appunto anche proprio già solo per i vostri progetti al vostro interno, ma ancora di più lo fate quando c'è di mezzo un vostro cliente. Provate sì. a proporre questa cosa, e la cosa interessante è che per festeggiare, diciamo, 10 anni di sodalizio con una nota casa di abbigliamento tecnico come quella che è Colmar, avete avuto una bella bella idea. Raccontaci. Esatto, diciamo che l'idea dell'Open Innovation è nata da una necessità che può sembrare banale. Volevamo solo trovare un modo diverso per festeggiare questo rapporto di 10 anni con questo uno dei nostri clienti storici di Colmar. Allora l'abbiamo lanciata lì. Ma un progetto Open Innovation? Subito, e ringrazio la famiglia Colombo che ha accolto con grandissimo entusiasmo questa iniziativa, e quindi ci siamo subito messi al lavoro. Abbiamo coinvolto, per lanciare questa nuova collezione di abiti ecosostenibile, al posto della solita agenzia di comunicazione, abbiamo coinvolto l'università. Gli studenti del secondo anno del corso di laurea in Strategic Communication dell'Università Ulm, per trovare un modo alternativo e idee nuove per trovare un modo ancora per pubblicizzare, diciamo, questa nuova linea. Li abbiamo assegnato, hanno aderito al progetto 25 studenti, gli abbiamo assegnato un bel brief molto sfidante e li abbiamo comunque seguiti per dare loro le giuste indicazioni e gestire il progetto proprio a 360 gradi. Li abbiamo spinti anche ad osare, anche ad adottare un approccio frugale all'innovazione, cioè quello l'approccio di ottenere tanto con poco. Devo dire che sono stati molto molto ricettivi e stanno venendo fuori cose davvero davvero interessanti. E colgo anche qua l'occasione per ringraziare il rettore dell'Università di Ulm, Gianni Canova, e Daniela Corsaro, che è la professoressa associata di Marketing and Sales, che anche loro, appena hanno visto il progetto, si sono entusiasmati e si sono messi subito al lavoro per coinvolgere i loro ragazzi. So che non, io te lo chiedo, ma so che non me lo direi mai, cosa sta venendo fuori, cosa sta uscendo? C'è qualcosa che mi puoi raccontare in anteprima? Allora, no, ovviamente, come hai già anticipato, ma ti posso dire che già questo è il terzo progetto che facciamo con l'università. Ti devo dire che ogni volta ci meravigliamo, perché davvero i ragazzi hanno queste, cioè si lasciano andare e riescono proprio ad osare, e nascono delle idee veramente belle, belle, belle. Ecco, la cosa interessante è che non siete dei pirati di idee che rubate idee ai ragazzi o cose, ma insegnate però un metodo a questi ragazzi per arrivare poi a queste idee, giusto? Esattamente, infatti noi abbiamo adottato un approccio come quello che usiamo di solito con le startup, quindi gli abbiamo fatto un workshop per insegnarle questa metodologia che si chiama Agile, okay, e Lean Startup, e gli abbiamo anche fatto un altro workshop con quello degli OKRs, che gli permette di determinare e creare degli obiettivi per raggiungere l'obiettivo, quindi assolutamente li abbiamo guidati da questo punto di vista subito appena siamo partiti, e in più gli stiamo vicini anche durante tutto questo, ecco, mi sono dimenticato di dire, il progetto ha una durata di 2 mesi, e tutti questi 2 mesi abbiamo delle review ogni settimana e ogni 15 giorni per vedere un po' il progress dei progetti. In più gli diamo anche supporto con il team nostro interno, quando l'idea è abbastanza matura, anche per realizzarla. Quindi, ecco, interessante questo, spiegaci bene di questo passaggio, spiegaci bene, nel senso che non vi limitate appunto al pensa la più grossa che puoi, tanto poi non si farà mai, ma anzi pensa la reale perché poi la faremo, no? Esattamente, esattamente, l'approccio, ecco che il Lean Startup è importante qua, cioè l'MVP, pensa in grande, parte in piccolo ma pensa in grande, in maniera tale che la cosa importante qual è? Quello di vedere valore nell'immediato, quindi io ho un'idea e la metto subito al lavoro, quindi la realizzo con un MVP, con un prototipo, e noi li aiutiamo anche a realizzarlo, perché ovviamente loro si occuperanno della parte di comunicazione. WWG invece, come possiamo definirla? Cosa siete, Mohamed? Tu sei... Sì, allora noi ci definiamo come...
Software House agile innovativa. Quindi cerchiamo di avere questo mindset agile, quindi cercare di pensare veloce, mettere in pratica e mettere subito sul campo l'idea, quindi il prima possibile, e cerchiamo sempre di fare in modo che far passare meno tempo dall'ideazione alla realizzazione. Perché? Perché a un certo punto si scatena quel famoso feedback che arriva effettivamente dall'utente, dall'utilizzatore. Quindi finché l'idea ce l'abbiamo in casa, ce l'abbiamo in testa, non serve a niente. Quindi magari non sarà perfetta, magari non sarà, avrà qualche difetto, ma la cosa importante è consegnare, cioè quindi rilasciarla e iniziare a raccogliere il feedback dall'utilizzatore, perché è con lui che guida. E quindi poi insomma essere aiutati proprio anche appunto come dicevi dall'utilizzatore finale per poi invece magari perfezionare e arrivare al prodotto migliore in assoluto. Ricordaci un po' dove possiamo seguire tutto quello che state facendo e se siamo anche interessati magari appunto di più all'open innovation in generale, come poter approfondire l'argomento. Ecco, per quanto riguarda il progetto Green Path che stiamo facendo con l'Università Jung e Colmar, abbiamo creato un hashtag su LinkedIn dove noi condividiamo in continuazione informazioni sul progetto, quindi hashtag è YulmVVG su LinkedIn dove potete seguirci. Per quanto riguarda il resto potete fare ovviamente sui nostri social, su LinkedIn o sul nostro sito, noi continuiamo, pubblichiamo continuamente progetti, blog, news, su tutto quello che facciamo all'interno e anche con i nostri partners. Tu sei un CEO molto giovane, però i ragazzi appunto con cui avrai a che fare sono ancora più giovani di te. Com'è il rapporto con queste nuove generazioni e quali sono le cose che più ti colpiscono nel lavorare con loro? Allora, innanzitutto tutti quanti cercano... prima di guardare a tutto l'aspetto economico, guardano l'aspetto del valore, l'ecosostenibilità, aiutare il prossimo, e questo effettivamente fa molto piacere e fa riflettere e probabilmente ci dà una grande esperienza. Oltre al fatto che spesso e volentieri hanno anche le idee ben chiare di quello che vogliono. Questo è un altro elemento che sorprende. E credo che ci sono veramente grandissime opportunità per loro, è per questo che secondo me noi aziende dobbiamo avvicinarci a loro, perché se non gli diamo cose da fare, se non gli diamo progetti appunto come questi dell'Open Innovation, è chiaro che poi si ritrovano un po', quando escono nel mondo del lavoro si trovano con niente in mano. Quindi è importante che noi aziende apriamo le porte a questi ragazzi, perché veramente hanno tanto, tanto, tanto da dare. Ecco, Mohamed, ricordacelo, quando è che vedremo i risultati di questo bellissimo progetto tra voi, Colmar e Yulm? Fine aprile, inizio maggio. Perfetto. Quindi ci sentiremo sicuramente. E infatti, allora aspettiamo di vedere i risultati. Mohamed, io ti ringrazio davvero tantissimo per essere stato collegato con noi. Grazie tanto, porti saluti a tutti i vari ragazzi e ragazze che stanno lavorando a questo progetto. In bocca al lupo e che vinca il migliore. Non so se non è una gara, però insomma immagino che ci sia una sana competizione tra i vari gruppi per fare il miglior lavoro. Quindi davvero complimenti a tutti quanti e ci vediamo poi appunto per vedere i risultati quando sarà. Va bene? Molto volentieri, grazie mille Fabio, buona giornata a tutti. Grazie mille, buon lavoro davvero, grazie mille davvero. Ciao, ciao, ciao. Abbiamo ripristinato il collegamento con l'attualità, come dicevamo poco fa, nel senso che Chiara Ponzini dovrebbe essere al telefono, la invito a rispondere se c'è. Chiara, buongiorno. Buongiorno. Ti sento forte e chiaro, grazie mille anche per aver atteso un attimo così dietro le quinte il tuo turno. Allora, dicevo appunto, si è tornati in DAD, si è tornati alla distanza e la didattica e al non poter andare a scuola per tutti e quindi siamo a punto a capo, sembrerebbe. Siamo assolutamente punto a capo, con l'aggiunta che adesso davvero alle scuole dei più grandi si è aggiunta la chiusura delle scuole dei più piccoli, delle infanze, dei nidi, il tutto dato con un preavviso una volta dal giovedì al venerdì, la volta dopo dal venerdì al lunedì, con quindi
totalmente l'impossibilità, la grandissima difficoltà per le famiglie di organizzarsi. Quindi oltre alla gravità appunto della non scuola, di cui ormai neanche stiamo a parlare perché sarà un danno enorme per queste generazioni, c'è anche veramente un grandissimo problema in questo momento di mancanza di welfare, mancanza di sostegno per le persone che non possono permettersi lo smart working, e sono tante, sappiamo bene che in genere corrispondono poi spesso ai lavori dei precari, ai lavori delle donne, spesso già sottopagate, impegnate in lavori di cura, per cui già a situazioni piuttosto complesse. E infatti sono situazioni difficili perché appunto, come dicevi te, sono i lavori quelli più precari, quelli più difficili e spesso e volentieri quelli al femminile. Quindi insomma, siamo qui in un momento in cui abbiamo dei ragazzi che hanno dei danni veri e propri dalla DAD, come dicevi tu, e delle famiglie e delle madri che non sanno più come fare. Assolutamente, noi diciamo davvero l'unico vero welfare rimasto è proprio quello spontaneo, quello dal basso, proprio del mutualismo di vicinato, direi amicale, tra madri e tri magari che proprio provano a organizzare l'accoglienza di altri bambini in DAD, stando attenti ovviamente alla sicurezza sanitaria, di altri bambini che sono proprio i figli di quelle lavoratrici e di quei lavoratori in difficoltà che non possono appunto permettersi il telelavoro. E questo perché? Perché proprio scusami, un momento in cui... Scusami Chiara se ti interrompo, che poi comunque anche in telelavoro non è detto che poi la vita sia semplice, perché seguire un figlio in DAD non è per, è un secondo lavoro quasi. Assolutamente non lo è, però appunto pensate davvero alle situazioni in cui devono essere lasciate a casa dei minori, per cui tutte queste situazioni non c'è forse neanche la possibilità di dare, no, un grado di gravità, di difficoltà. È proprio un momento in cui le istituzioni mancano, non ci sono, e davvero non c'è nulla quando il governo non offre ancora i congedi familiari, quando offre dei bonus babysitter bassissimi, al massimo di 100 euro a famiglia, e a chi non prende i congedi familiari, non c'è nulla quando appunto una regione da un giorno all'altro comunica queste chiusure, soprattutto di nidi e di scuola dell'infanzia, non c'è nulla quando un comune mette insieme bambini con grave disabilità riunendoli solo in pochi asili e non con i loro insegnanti, proprio c'è una mancanza di sostegno dalle istituzioni più lontane a quelle più locali, che dovrebbero essere proprio più vicine ai cittadini. Chiara, non è la prima volta che ci sentiamo noi, ti ho sempre sentito molto agguerrita, molto volenterosa di portare avanti le vostre istanze e anche un po' speranzosa, questa volta ti sento davvero abbattuta però. Beh, diciamo che Priorità alla Scuola è un movimento nato ad aprile ed è da aprile più o meno che facciamo una piazza a settimana. Quindi non smettiamo certamente di lottare, non smetteremo, però sicuramente siamo stanche, siamo stufe e con noi c'è, cioè, Priorità alla Scuola, fa parte sia genitori, ma ci sono anche tanti docenti, tanti presidi che hanno lavorato tantissimo per cercare di mettere in sicurezza le scuole, personale ATA, tantissimi studenti e studentesse che con noi sono in piazza sempre. Per cui insomma abbiamo davvero visto tutte le stagioni durante queste piazze, adesso siamo tornati di nuovo alla primavera. E tornate ancora in piazza infatti, tornate in piazza e proponiamo proprio un presidio gioioso, quasi un po' appunto, no, a dire se non altro proponiamo in questo momento di difficoltà un presidio che vogliamo sia gioioso in un parco alle famiglie, a chi vuol venire, parliamo di famiglie, parliamo di parco proprio per la possibilità, abbiamo pensato al verde per la possibilità di portare i bambini, ma ovviamente chiunque è veramente benvenuto per un momento di lotta ma gioiosa. Ecco, ricordaci dove. Saremo quindi domenica al Parco Sempione, nell'area del Teatro Burri, a partire dalle 3,
con ovviamente tanti interventi di dirigenti scolastici, di docenti, di studenti e studentesse, anche di universitari, ma anche con degli spazi veramente molto belli dedicati ai bambini, dei momenti in cui potranno provare delle lezioni di yoga, di capoeira, letture di fiabe fatte da lavoratori dello spettacolo loro stessi in grandissima difficoltà, il tutto ovviamente rispettando le distanze e la sicurezza necessaria. Abbiamo pensato appunto a un parco e tutto sarà fatto mantenendo questa attenzione. Chiara, davvero ti ringrazio tantissimo, vi mando i complimenti e un abbraccio da tutta la redazione di Milano News. Grazie a voi. Sapete che siamo sempre al vostro fianco e io spero sempre prima o poi di riuscire a dare la bella notizia che avete vinto davvero, le vostre istanze, quindi io voglio essere sempre in collegamento con voi, davvero. Grazie mille, Chiara. Certo, arrivederci. Grazie mille, la priorità alla scuola, davvero che stanno facendo qualcosa, una lotta che non è solo per gli studenti, non è solo per le famiglie, ma è per tutti noi, soprattutto per il nostro futuro. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito, vi do appuntamento a lunedì con una puntata di Good Morning Milano, domani è sabato, esce il nostro podcast In Tasca, mi raccomando andate a scaricarlo da Spotify, da Apple Music, da Google Podcast, insomma lo trovate un po' ovunque. Grazie mille, arrivederci e a presto.